Carissimi colleghi, benvenuti alla tip di attualità. Questo è il quarto tipo di tip, appunto, che abbiamo pensato come osservatorio formazione giovani e quindi daremo uno sguardo a quello che sta succedendo a livello nazionale, a quello che sta succedendo nell'ambito, diciamo, del penale, ma soprattutto nell'ambito di quella che è la politica giudiziaria del governo. Oggi avremo un ospite, come ben vedete, importante, perché il nostro ex presidente Beniamino Migliucci, e quindi io mi limito veramente a un saluto iniziale e direi di varare la tips di attualità e passo la parola alla corresponsabile Riga Paesano. Grazie caro Giacomo, buongiorno a tutti. Permettetemi di rivolgere un calorosissimo saluto al nostro past president, l'avvocato Beniamino Migliucci, una colonna dell'Unione, per quanto è stata lunga, diciamo, la sua vita e l'esperienza all'interno della nostra associazione e per l'importanza che ha assunto, diciamo, la sua presidenza e che continua ancora oggi ad avere con la sua, diciamo, con i suoi interventi, con la sua presenza. Dialogherà con Beniamino Migliucci la componente dell'Osservatorio Formazione Giovani, Federica Esposito. Prego Federica, a te. Buongiorno a tutti, innanzitutto un sentito grazie all'avvocato Migliucci che ha accolto con grande entusiasmo questo invito a partecipare alla nostra TIP. Io partirei subito, visto che l'avvocato Migliucci è stato definito il presidente che ha cambiato l'Unione e che l'ha fatta diventare un soggetto politico, per fargli una domanda di questo genere. Come era prima l'Unione, prima ovviamente della sua presidenza, e quali sono stati i cambiamenti che lei ha ritenuto di voler apportare all'Unione delle Camere Penali Italiane? Ma intanto buongiorno, grazie a voi per l'invito, sono davvero contento. Ma quella che tu hai ricordato è una valutazione di Enrico Novi, che scrisse sul Dubbio, è stata molto generosa. In realtà l'Unione è sempre stata una grande associazione condotta da tanti grandi presidenti, con ottime giunte, e direi che l'Unione ha partecipato al cambiamento anche della Costituzione. Basta ricordare l'articolo 111, le giunte di Giuseppe Frigo, di Gaetano Pecorella. No, direi che il cambiamento c'è stato sotto diversi aspetti. Io ho voluto affrontare una scommessa all'inizio del mio mandato e così ho pensato che fosse necessario coinvolgere le Camere Penali Territoriali. Per la prima volta, forse, un candidato presidente non sceglieva soltanto dei bravi avvocati o degli amici o delle persone che fossero coerenti col suo sentire, ma chiedeva alle Camere Penali di indicare un rappresentante condiviso, perché questo portava anche alla condivisione del programma. Era una scommessa che qualcuno anche ha criticato, ma era una scommessa forse anche pericolosa, perché ci potevano essere anche visioni diverse, modi di sentire diverse. Invece, secondo me, quello è stato il primo passaggio per fare in modo che le Camere Penali si sentissero davvero coinvolte, perché davano loro l'indicazione del candidato alla Giunta, perché spesso si trattava addirittura di un presidente di Camera Penale. E poi il secondo passaggio molto importante, che io credo che abbia avuto un significato, che è stato ottimamente ripreso poi da Gian Domenico Cagliazza, è stata la valorizzazione degli osservatori e l'idea che l'Unione fosse un'entità complessa, cioè non fosse formata solo da un presidente, da una giunta, che si occupavano di tutto, ma si doveva far capire che l'Unione era formata da tanti avvocati, bravi, giovani, che si occupavano delle varie materie, con un po' di specializzazione in ciascun campo. E questo portava un altro arricchimento fondamentale, che era quello della partecipazione, perché molto spesso prima i giovani, soprattutto i più giovani, si sentivano assolutamente lo stesso partecipi dell'Unione e in qualche modo, come dire, coinvolti, ma non in prima persona. Facevano anche fatica in qualche occasione a mostrarsi, facevano fatica a dire le loro opinioni, qualche volta anche per un senso di vergogna e di pudore. Ecco, a me sembrava che si dovesse esaltare invece la partecipazione di tutti e dei giovani. E così
abbiamo valorizzato gli osservatori forse per la prima volta venivano fuori anche sui media, sulla stampa, no? Non solo insieme alla giunta, ma anche in qualche modo autonomamente, sempre erano tutti molto garbati, educati, naturalmente gli osservatori devono seguire la linea politica della giunta e quindi mai nessuno si è discostato da questo. E ho creato anche qualche osservatorio in più, come l'osservatorio giovani, perché i giovani, io ho sempre immaginato che devono considerarsi il futuro di tutti e quindi anche della nostra associazione. Ti faccio un esempio. La splendida iniziativa che l'Unione ha fatto della maratona in occasione della battaglia contro la scellerata riforma sulla prescrizione ha visto tanti giovani prendere la parola. Ecco, non so se 7, 8, 10 anni fa sarebbe avvenuto questo, ci sarebbe stata questa volontà, questo coraggio di esporsi. Ecco, io sono molto contento di questo e sono molto contento quando i giovani mi dicono ancora ciao presidente e non hanno più paura di mostrarsi. Ecco, questo è stato uno dei cambiamenti importanti. Ma lei quindi ritiene che i giovani abbiano possano dare un valore aggiunto sia all'UCP con la loro partecipazione agli eventi, ad esempio all'Open Day, che magari all'interno delle singole camere penali, soprattutto quelle più piccoline che fanno un po' fatica a, come dire, a emergere e magari a farsi sentire? Assolutamente sì. Tu hai citato l'Open Day ed è stata un'altra delle cose che abbiamo introdotto. È stata un'intuizione di Anna Chiusano, per la verità. Io all'inizio avevo anche un po' timore perché era una manifestazione che si faceva a ridosso di un congresso e quindi c'era da dubitare del successo. Invece già nella prima occasione abbiamo avuto 600 partecipanti, un entusiasmo mai visto. E un altro aspetto che tu hai toccato è quello della rivitalizzazione delle camere penali territoriali. Ecco, io credo, poi Giacomo, Enrica, credo che lo sappiano, ma forse anche la tua camera penale. Io ho sempre immaginato, senza far torto a nessuno, che il valore dell'Unione fosse nella assoluta parificazione, nella valorizzazione delle camere penali, quelle piccole, quelle medie e quelle più grandi. Ognuno naturalmente ha la propria storia e nessuno vuole dire o indicare che delle camere penali importanti come possono essere quelle delle più grandi città non abbiano contribuito e contribuiscano alla vita dell'Unione in modo eccezionale. Ma il valore dell'Unione sta proprio nella diffusione, nelle camere penali piccole, nelle camere penali medie, nell'apporto dei giovani che dovevano iscriversi e io credo che durante il periodo che ho avuto l'onore di condurre l'Unione delle Camere Penali, tanti giovani si siano iscritti nelle camere penali territoriali e tante camere penali, diciamo, chiamiamole piccole o medie, si siano sentite davvero importanti, molto importanti, e lo sono in effetti e lo sono ancora. E anche Gian Domenico Cajazza sta continuando in questo discorso che deve vedere la valorizzazione di. E sempre a proposito di giovani, un collegamento che viene oggi subito da fare è quello ai social media e ai media in generale, nel senso che i giovani oggi si esprimono molto tramite questi strumenti. L'Unione com'è cambiata sotto questo aspetto? Come utilizza ora i media? Ecco, guarda, io sono abbastanza orgoglioso di questo, perché non c'è nessuno che è più distante dai social media di me. Però ho capito che si doveva fare qualche cosa, come tutti gli anziani che non sono naturalmente fermi al proprio passato e al proprio modo di essere, ho capito che si doveva fare qualcosa di più. E così, per esempio, abbiamo aperto una pagina Facebook che era proprio dedicata all'Unione. Prima c'era un'altra pagina fatta da tanti colleghi dove scrivevano, erano iscritti molti, ma non era proprio dell'Unione. Ecco, la pagina dell'Unione di Facebook ha fatto in modo che ancora una volta tanti prendessero più coraggio a scrivere perché si sentivano in una cornice, diciamo, protetta, quella dell'Unione, dove tutti avevano la libertà di parola e i pensieri di tutti erano rispettabili come quelli degli altri. E anche questo è stato un primo aspetto. Dopodiché abbiamo aperto Twitter, ricordo quando con Giorgio Varano
il Simone Santucci abbiamo aperto, per me Twitter era qualche cosa di sconosciuto. Abbiamo iniziato con 50 follower, così si chiamano, e siamo arrivati in brevissimo tempo a oltre 3.000. Quindi questo è stato importante, perché si è capito pian piano che naturalmente l'Unione, anche con gli osservatori, doveva partecipare, doveva far sentire la propria voce anche all'esterno. E poi c'è stata anche una valorizzazione che credo sia stata determinata anche dalla capacità propositiva dell'Unione. Abbiamo catalizzato anche l'attenzione della stampa sull'Unione. Questo grazie anche a tutti i componenti della Giunta e anche a un grandissimo segretario che l'Unione ha avuto, che è Francesco Petrelli. Di cui credo che i suoi scritti potrebbero essere davvero raccolti in un libro molto istruttivo e molto bello, del nostro direttore attuale della rivista, che devono leggere tutti perché è ben fatta. Allora io farei un'ultima domanda, se siete d'accordo. Arrivando ad oggi, in questo momento di crisi globale che sta coinvolgendo anche la nostra realtà giustizia, in questo momento in cui si sta combattendo per evitare la smaterializzazione del processo penale, l'Unione sta assumendo delle forti posizioni, si sta facendo sentire. Quale pensa che possa essere il prodotto di questa voce che si sta facendo sentire, non solo nelle aule o nei tribunali, come spesso accade? Guarda, io vorrei dire questo: l'Unione ha assunto sempre più forza, per fortuna, e questo grazie all'apporto di tutti nel tempo, di tutti i presidenti, di tutte le giunte, di tutti quanti. Voglio ricordare anche lo sforzo delle Camere Penali per la separazione delle carriere, la raccolta delle firme, che è stato un momento importantissimo, perché ha un significato proprio in quello che tu dicevi all'inizio, no? Quando il soggetto politico, una comunità che si occupa di politica giudiziaria. Abbiamo dimostrato di essere capaci non solo di parlare alla politica, di parlare con i magistrati, ma anche di parlare alla gente. Nessuno immaginava che saremmo riusciti a raccogliere quelle firme. Io ricordo il direttore del Tempo Chiocci che disse: non ci riuscirete mai. Poi ci chiese scusa, perché tutti i giovani, tutti gli avvocati meno giovani, con uno sforzo di generosità hanno fatto capire che noi sappiamo parlare della politica giudiziaria alla gente. E l'Unione perciò è diventata una comunità politica che in questo periodo, ma anche prima, si oppone anche a una politica ottusa e giustizialista. Tu pensa che nel periodo in cui sono stato presidente dell'Unione, ho avuto questo onore, già abbiamo fatto delle battaglie molto importanti. Ricorderai che abbiamo fatto circa 40 giorni di astensione per contrastare la partecipazione a distanza, ecco che arriviamo ai giorni nostri, e la prescrizione. Si voleva allora ampliare l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione, si voleva che tutti quelli che erano detenuti per qualsivoglia reato affrontassero il processo dal carcere. Siamo riusciti a evitarlo, anche se ci fu un ampliamento. E siamo riusciti a evitare quello che poi purtroppo non è stato evitato, e cioè la riforma della prescrizione attuale. Ci fu la riforma di Orlando che prevedeva un anno e mezzo dopo il primo grado, un anno e mezzo dopo il secondo. Perché ho iniziato da lì? Perché vedi, anche quando è stato ministro Orlando ci sono state due fasi. I primi due anni, direi, sono stati due anni abbastanza orientati a garantire il processo, e infatti accolse molte delle richieste dell'Unione, negando invece quello dell'ANM. Poi c'è stata una fase preelettorale che ha fatto sì di abbandonare quella intuizione fenomenale che erano gli stati generali dell'esecuzione, quindi non si è modificato più niente per il carcere, e c'è stata questa volontà appunto di aggredire il processo, di rendere il processo più lungo, di smaterializzare il processo. E questo perché? Per il consenso elettorale. E non c'è niente di peggio di questo, perché quando tu poi vuoi essere giustizialista trovi qualcuno che è più giustizialista di te. E infatti sono arrivati
quelli che noi possiamo definire oggi i populisti giustizialisti che attualmente sono al governo. È di questi giorni la diciamo quella sceneggiata tra il ministro Bonafede, che probabilmente avrebbe avuto più successo se avesse continuato la sua carriera di disc jockey, con il pubblico ministero Di Matteo, che dal CSM senza regole ha pensato bene di telefonare una trasmissione e di fare delle insinuazioni verso questo ministro, accusandolo di non avergli dato il posto al DAP perché ci sarebbero state delle pressioni. Allora poi il ministro che cosa ha fatto per tutta risposta? È andato alla Camera e ha detto: state tranquilli che adesso rimetteremo in carcere tutti i boss che sono usciti per via delle malattie del coronavirus. Questo per dire che c'è una battaglia tra giustizialisti, tra persone che hanno partecipato anche alle convention dei grillini, ad esempio, ai quali partecipavano Davigo, i vari Ardita, lo stesso Di Matteo, e hanno costruito uno scenario dove sono passati due decreti sicurezza, la riforma della legittima difesa, la prescrizione e altre cose che tutti quanti noi conosciamo. E l'ultimo tentativo, al quale benissimo ha fatto l'Unione ad opporsi con grande forza, e anche Gian Domenico Cajazza lo ha ribadito più di una volta, non si farà un processo smaterializzato. Si devono togliere dalla testa che gli avvocati italiani parteciperanno a un processo da lontano. L'istruttoria, l'esame, il controesame sono cose troppo importanti e vitali per il processo accusatorio. La discussione, la difesa penale è fatta di fisicità, percezione, sensibilità, questo è. E in realtà questo non era altro che un attacco, uno dei tanti attacchi al processo accusatorio, perché la volontà di fondo è quella di ritornare a un processo autoritario, inquisitorio, ma non ce la faranno, perché gli avvocati penalisti ormai hanno radicato una consapevolezza tale e sono diventati, sempre di più lo diventeranno ancora, una comunità che si occupa di politica giudiziaria, ma in questo momento sono realmente l'unica opposizione al dilagante populismo giustizialista. Ecco, devono sapere tutti che fin quando c'è l'Unione i processi si faranno nelle aule di giustizia, altrimenti non si faranno. La situazione è brutta, è una situazione evidentemente difficile che la nostra giunta sta contrastando, che l'Unione deve contrastare con forza, e bisogna avere anche un po' di ottimismo. Io generalmente non lo sono in questa situazione, sai, io penso tutto il peggio del ministro della giustizia. Ho avuto per ragioni istituzionali, l'ho conosciuto mentre ero presidente dell'Unione, e tutte le considerazioni negative che posso fare le faccio, però lui è coerente con se stesso, è un giustizialista, viene da quella parte. Quelli che dovrebbero fare qualche riflessione in più sono i suoi alleati di governo, che a parole dicono invece di avere sposato il processo accusatorio, il processo liberale democratico, un'idea diversa della giustizia. Tenete presente che il processo inquisitorio, il processo autoritario, era il processo che piaceva alla dittatura. Ecco, a me pare che noi dobbiamo difendere e difenderemo, e la giunta dell'Unione l'ha fatto, questo processo per difendere anche la democrazia nel nostro paese. Bene, è stato veramente un bellissimo dialogo. Io devo ringraziare intanto la nostra giovanissima Federica Esposito, che è stata veramente molto brava, ma ecco, Beniamino dimostra sempre di essere un grande comunicatore, quindi la sua Unione non poteva non fare questo passaggio, perché ascoltare Beniamino è sempre un piacere. Io ricordo ancora, lo ascoltai per la prima volta a Venezia e da allora, diciamo, non mi sono mai più discostato dalla sua dal suo pensiero, che è veramente liberale ed è un pensiero veramente rispettoso di quelli che sono i principi costituzionali. Grazie Beniamino, passo la parola a Enrica per il saluto finale. Grazie. Grazie a voi. Sì, grazie Giacomo, grazie Federica.
Presidente, io continuerò a vita a chiamarti Presidente. Per me, diciamo, il passato è soltanto il ricordo di una memoria indelebile, ma per me Beniamino Migliucci è un presente ben radicato e soprattutto è una traccia per il nostro futuro. Grazie Beniamino, grazie, grazie, arrivederci al prossimo incontro con le tips dell'Osservatorio Giovani.